Buongiorno al pubblico maschile e anche al pubblico maschile, ma che dico, al pubblico maschile e anche al pubblico femminile. Sveglia, benvenuti e bentornati sul quarto episodio di Gran Turismo Sport. Oggi faremo una cosa abbastanza diversa dagli altri tre episodi precedenti. Oggi non ci butteremo sulle gare quotidiane, ma cercheremo di partecipare al Nations Cup. E partiamo subito. Ed eccoci qui nella nostra gara nel circuito di Laguna Seca. Oggi sarà una gara alquanto diversa, questa è una gara ufficiale, non ci saranno i soliti 5 giri, ma bensì oggi saranno 24 da mangiarsi fino all'ultimo. Restate incollati al teleschermo per non perdervi questa fantastica gara. Come potete vedere, la nostra livrea porta la bandiera italiana, il verde, il bianco e il rosso, giusto per dare omaggio a quella che è la nostra nazione. Adesso impegniamoci quanto più possibile perché abbiamo fatto un tempo nella gara di qualifica di 1 minuto 19 e 6. Vogliamo provare a fare molto meglio. Siamo partiti dalla tredicesima posizione. Brutta, 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 brutta. Ripartiamo dalla sedicesima, dopo essere finiti fuori dalla pista. Intanto qui cercano di spintonarsi l'uno con l'altro per fargli perdere tempo e guadagnare anche posizioni. Noi ne approfittiamo e guadagniamo le loro. Curva troppo larga, cerchiamo di recuperare il tempo perso in questa curva. Questa è molto pulita. E se ne danno di santa ragione anche loro due, ma perdono il tempo e ci lasciano prendere quelle due posizioni che tanto abbiamo perso nel primo giro. Adesso siamo di nuovo sulla tredicesima posizione, quella di partenza. Speriamo non ci diano la penalità per questo micro taglio. No, e siamo tranquilli, possiamo pensare alle auto che ci stanno davanti. Cerchiamo di fare un tempo migliore, cercando di non sporcare le curve per non perdere tantissimo tempo. Infatti adesso ci troviamo sulla dodicesima posizione perché l'auto davanti, l'auto che ci precedeva, è andata in testa a coda. Adesso siamo sull'inizio del terzo giro, il nostro miglior giro è stato il secondo, quello appena concluso con 1 minuto e 20 e 7, 1 minuto e 20 molto alto. Adesso dista da noi solo un secondo. Nel frattempo si è guadagnato anche la penalità di un secondo. Potrebbe aiutarci a superarlo questa penalità. Ovviamente non dobbiamo sbagliare in queste curve e non portarci troppo sull'esterno per non finire fuori ed essere rallentati di tantissimo.
bella, vedo una bella lotta tra me e il fiammingo qui davanti. Abbiamo rischiato di riuscire a superarlo nelle ultime due curve, ma lui si è preso benissimo l'interno e non ce l'ha permesso. Adesso siamo noi però a prenderci l'interno e a rubargli la sua posizione. Adesso ci troviamo su questa undicesima posizione, molto 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 combattuta fra le auto che abbiamo, fra le due auto che abbiamo dietro e noi. Ah! Nonostante la sua tamponata siamo finiti fuori, ma siamo riusciti comunque a mantenerci sulla nostra undicesima posizione. Dentro stiamo conducendo una gara molto pulita, noi, non loro. Neanche mezzo secondo di penalità per il momento, ripeto, per il momento, è sempre per il momento. Adesso potremmo anche puntare a recuperare quella nona posizione, non farebbe male, farebbe tanto comodo a noi, e cerchiamo di non finire fuori però dal tracciato. Abbiamo perso un sacco di tempo, freno in mano, ci buttano fuori, ci sorpassano tutti e due, ma non facciamoci prendere dalla disperazione, continuiamo a lottare anche perché la gara è appena incominciata, siamo ancora al sesto giro di 24, nulla è perduto, abbiamo solo da guadagnare. Possiamo riprovarci in questo momento prendendoci l'interno in tutte le curve, cerchiamo di prendere, di racimolare, di recuperare quanto più tempo possibile, anche perché le due auto che abbiamo avanti stanno lottando con le unghie e con i denti, e quindi potremmo anche approfittare dei loro errori per recuperarci la decima posizione che tanto avevamo lottato, che tanto abbiamo sudato per conquistare. E intanto il belga si fa sorpassare, ritorna sull'undicesima posizione, ma abbiamo, ha sempre la nostra auto alle sue calcagna, ci siamo sempre noi a dargli il filo da torcere. Prendiamoci questa undicesima posizione, prendiamocela, andiamocela a prendere con tutta la rabbia, con tutta la foga possibile, andiamocene sull'interno, chiudiamoli tutto, buttiamolo fuori, e non c'è possibilità di passare, lo lasciamo così tranquillo per provare a riattaccarlo di nuovo sulle prossime curve. Proviamocela a prendere adesso. Ah, chiedo scusa, mi dispiace Paquito. Ah, e ce la siamo meritata questa. Prendiamocelo, riprendiamoci di nuovo queste posizioni, non facciamoci distrarre come appena successo a Paquito, e ci riprendiamo la nostra undicesima posizione in questo momento. Tenta tutte il nostro Paquito, le tenta tutte per riprendersi l'undicesima posizione, tenta di speronarci, tenta di tamponarci, di sorpassarci dall'esterno, ma ci riprendiamo noi l'interno in questo momento, usciamo un po' troppo larghi, ma comunque riusciamo a tenerci la nostra undicesima posizione a dispetto di Paquito che rimane sulla dodicesima. E adesso siamo arrivati che abbiamo un altro italiano davanti, capo dei capi 2.0, ed è una bella lotta quella che sta succedendo qui davanti tra il fiammingo e il nostro connazionale, e lo sorpassiamo grazie anche al nostro connazionale davanti che ci ha aperto la strada per questa nona posizione. E la prende troppo larga, ma riesce comunque a recuperare
rimane sempre sull'ottava posizione. No, 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 ok, siamo riusciti a tenerla dentro, anche se abbiamo perso un po' di velocità, ma riusciamo comunque a riconquistarla. Adesso abbiamo lo spagnolo Albert qui, che non ci capisco come si chiama, che ci ha sorpassato. Io credevo fosse il secondo, invece abbiamo fatto passare Albert qui. Nome un po' del cazzo. Si riparte dalla dodicesima posizione, invece abbiamo sempre il belga davanti a noi. Non possiamo farci prendere così. Bandiera blu, facciamoli passare il terzo, il quarto e anche il dodicesimo. Adesso sì che siamo tredicesimi. Abbiamo questa dodicesima posizione a portata di mano, ci stiamo avvicinando sempre di più a questa dodicesima posizione. Adesso ci troviamo a un secondo e mezzo di distacco dall'auto che ci precede, ci si facciamo sempre più veloci, li stiamo sempre più alle calcagna. Riusciremo a prenderci questa dodicesima posizione? Ce la faremo sicuramente, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ne siamo fiduciosi, siamo fiduciosissimi su questa presa di posizione. Possiamo provarci, possiamo provarci, possiamo provarci e possiamo anche riuscirci. Miglioriamo il nostro tempo a 1 minuto e 20 secondi. Questa dodicesima posizione si fa sempre più vicina, riusciamo a riprendercela grazie anche all'errore del francese che adesso ci succede. Non dobbiamo sbagliare più, non dobbiamo sbagliare niente, dobbiamo rimanere concentrati. Non vogliamo farci riprendere di posizione, ma vogliamo quanto più avvicinarci alle auto che sono davanti a noi. E adesso abbiamo il belga di prima, Zabel, a 12 secondi di distanza da noi. E adesso invece abbiamo Paquito a 4, 5, 6 secondi di distacco. C'è sempre il tredicesimo Jungs e il francese a starci alle calcagna, che si porta a solo un secondo di distacco da noi, dal nostro posteriore dell'auto. Cerchiamo di non farci prendere dal panico e di rimanere quanto più concentrati possibili per guadagnare almeno questa posizione rispetto alla posizione di partenza, anche perché l'undicesimo mi sembra alquanto improbabile riuscire a riprenderla, dato che si trova a 12 secondi di distacco da noi. Anche se il distacco si sta via via riducendo. Possiamo solo sperare in qualche errore dell'auto davanti, ma in ogni caso dovremmo riuscire a mantenerci questa dodicesima posizione, anche perché le auto che ci precedono adesso sono addirittura a 14 secondi di distacco. Credo ci sia stato un incidente o un'uscita di pista. Sì, vedo che un'auto è uscita fuori pista e quindi noi ci troviamo adesso tranquillamente a 16, quasi 17 secondi di distacco dalla tredicesima posizione. Sono tanti, sì, ma non dobbiamo farci prendere dal brio, dall'euforia,
di non essere, di non poter essere raggiunti per evitare errori in entrata e in uscita di curva. Per rimanere incollati coi piedi di piombo su questa dodicesima posizione. Adesso il contatore di giri mi dice che siamo arrivati all'ultimo giro. Eh sì. Ci troviamo all'ultimo giro e finiamo la nostra gara sulla dodicesima posizione. E che dire, io spero che il video vi sia piaciuto, questa gara spero vi sia piaciuta, quindi vi invito a lasciare un like per supportare il continuo di questa serie e vi invito anche ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e a cliccare la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo in un prossimo episodio e ciao ciao ragazzi!